assistente, anche lei è stanca di questo gomblotto del coronavirus chiaramente orchestrato dalla lobby delle mascherine? Vuole scoprire anche lei un trucco per far credere al mondo che segue queste leggi babbane del devi metterti la mascherina perché c'è il coronavirus? Lei l'ha mai visto il coronavirus? Non è la Coca-Cola. Coca-Cola virus, coronavirus, dipende da dove si trova, sì. Nomi differenti per la stessa cosa. Non esiste, santo cielo, tutta un'invenzione, è un gomblotto. E non mi faccia parlare dei vaccini, no. I vaccini le controllano la mente, le fanno venire il desiderio di comprare ancora più mascherine. Servivano per fare sì, no, più regali a Natale. No, dipende anche lì dal periodo dell'anno, okay, e dal vaccino che fa, no? Okay. E via dicendo. Quindi adesso, assistente, io le insegno un trucco per non dover più usare la mascherina. È un trucco geniale che nessuno ha mai sospettato. Ma prima ci hanno pagato, no, non ci hanno pagato, ma vabbè, dettagli, per fare un piccolo spot pubblicitario. Ci vediamo fra un minuto e mezzo, restate per favore che sono povero. Pubblicità. Se siete appassionati di gaming su smartphone e siete alla ricerca di un dispositivo potente ad un ottimo prezzo, beh, sarete felici di sapere che è in arrivo il nuovissimo Red Magic 6, smartphone di fascia alta con una dotazione hardware veramente incredibile. È infatti dotato di uno schermo AMOLED Full HD Plus da 6.8 pollici con una frequenza di aggiornamento di ben 165 Hz. Il processore interno è il nuovissimo e potentissimo Qualcomm Snapdragon 888 da ben 2.84 GHz per singolo core. Ed è presente una GPU Adreno 660 che vi permetterà di eseguire a grafica massima con una fluidità veramente incredibile anche i videogiochi più esigenti. Per non farsi mancare nulla è dotato di ben 12 GB di RAM LPDDR5 e ben 128 GB di memoria interna UFS 3.1. E il tutto è raffreddato da un avanzato sistema sviluppato da Nubia stessa, dotato di una ventola attiva che manterrà sempre fresco il vostro dispositivo anche dopo molte ore di gioco. Inoltre, sulla parte superiore sono anche presenti dei tasti configurabili perfetti in ambiente gaming. E non dimentichiamoci della potente batteria da ben 5050 mAh, che vi permetterà di giocare per tantissime ore, dotata di ricarica veloce da ben 66 watt. E ovviamente presente la connessione in 5G, il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6. I preordini inizieranno il 9 aprile, quindi mi raccomando, non fatevelo sfuggire cliccando sul link che trovate in descrizione. E basta! È finita? Sì, vai. Ok, tornando a noi, allora, abbiamo trovato immagini della parte strana di internet, cioè il 99,9% di internet praticamente. Facebook. Sì, Facebook. C'è ancora qualcuno che lo usa, mi dicono, e ormai postano solo cose strane, perché la gente strana deve, è il nuovo, is the new Figo. Allora, questo assistente è un genio, è un plurilaureato che ha capito che se metti il disegno di una mascherina su un cellulare e ci metti due elastici, è fatta. Della pubblicità prima? Sì, sì, chiaramente devi usare un cellulare di una certa qualità perché l'immagine deve essere ad alta definizione, lo schermo a 144 Hz e via dicendo, no, quello nuovo è 165, ma vabbè, dettagli. E nessuno sospetterà mai che tu non credi nel gomblotto, tu non ti piegherai alla lobby delle mascherine. Ma bada alle ciance, passiamo alla successiva. Oh mio Dio! Non si tocca. No, no, qua ti puzzano le mani proprio. Qua neanche la natura riesce a starti vicino. Il cervo è proprio. Non mi toccare. Stammi lontano, babbano schifoso. Ma il bello è che c'è gente che pubblica le proprie foto autodenigrative. Sì, sì. Ma sì, che sì, ci vuole essere furbi, santo cielo. E la madò. Ha fatto il pieno. C'è chi fa il pieno e chi fa il pienone. Sì, sì, sì. Tutti appunto buoni a fare il pieno normale, no? Lui ha lasciato la manichetta lì due ore. Pam, che è partita via la lente. Sì, in realtà è tutto nel corpo. Mi sa che gli è saltato qualcosa che blocca la levetta lì, come cavolo si chiama, e via. C'è qualquadra che non cosa. C'è un signore su un strano veicolo qui. Sì, no, sì. È questo chiaramente che non c'entra nulla, perché qua non noto nessuna cosa anormale. No, è tutto normale. E lui ha detto, perché questi disabili devono essere più fortunati di noi? Chiaramente si sta scherzando, ma lo precisiamo perché poi la gente si offende. Lui ha preso una sedia come lui. Non è proprio una sedia, lui ti entra direttamente con la mini auto. Ho fatto tardi in ufficio. Ma lasciamo stare che è meglio, andiamo avanti. No, perché usare le forbici per inaugurare è troppo semplice. Ma quando mancano le forbici? Quando mancano le forbici tiri fuori la pistola e spari. Per quello che ti dico. La cosa strana è che davvero hanno tutti la pistola. Anche che i clericali, qua nessuno ruba le mance alla chiesa. Sono i Bros Brothers. Addirittura. Cosa ci era in quell'ovulo fertilizzato? Cioè, se vai a farti una risonanza in gravidanza e hai questo, chiama un esorcista. Non un medico, chiama un esorcista che è meglio. O è il figlio dell'assistente, ma vabbè. Ma cosa? E che ne so io. Oh, rimaniamo in tema, cosa sto guardando? Sono vestiti da cattedrale? No, sono... è che...
questo sembra, cioè il davanti sembra la parte femminile, il sopra sembra più maschile, no? A buon intenditore, sì, poche ma parole. Sembra, sotto sembrano finestrelle. Sì, non ho parole. È un bel cosplay. Hola Paco, mangiamo il nuovo cibo spagnolo. No, ma c'è tutto, ci sono le tortiglie, i peperoni, il riso. Cioè, ammetto, mi mette inquietudine mangiarmi Paco. Ha il suo fascino, vabbè, c'è carne, io non posso mangiarlo. Si sente, glielo prepariamo a lei. Però, se taglio e poi esce sangue o mi urla in faccia, io mi spavento, ma poppo una cifra, poi l'assistente mi dice: ma perché non ti compri un gatto? Perché poi si divertirebbe a far ste boiate anche lei. Non è vero. E poi fa le fotine: ehi, guardate, il mio gatto l'ha fatto da solo. Come quelli che fanno le foto finte, tutte organizzate. Il mio micio l'ha fatto da solo. E non le verrò mai nella vita. Porca di Questi sono gli Stati Uniti, chiaramente. Perché se arrivi qua con i volantini tipo Testimoni di Geova, la pubblicità e via dicendo, questo è caricato direttamente per riconoscere quello che metti dentro. Se è pubblicità o altro, te la rispara fuori. Ti hai capito? No, te la spara proprio col proiettile e via dicendo. Porco porco cane, nel vero senso della parola. Questo cane non solo è più sportivo di me, è anche più faigo, è vestito meglio e ha visitato decisamente molto più mondo di me. Questo è un cane di mondo. Sì, è un mondo cane. Quando devi pomiciare con la tua ragazza e non vuoi essere notato. No, no, non si nota. Non si nota, ma proprio per niente. Ma la domanda è: riusciranno ad uscire da lì? No, 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 lui vuole rimanere incastrato. Ok. Ok. O stanno giocando a nascondino? Lui sta giocando a nascondino. Andiamo avanti perché sennò qua mi cosano il... Guarda che tavolina, quanto è divertente. Ah no, adesso ho notato il tiro. Che schifo. Perché? Ok, questo l'ha fatto il gatto assolutamente. Si è messo in posa e si è fatto la foto da solo. Guardate il mio micio, hashtag gattino intelligente. Ma perché? Ce ne sono anche altri comunque, se proprio proprio, ma vabbè, dettagli. Ok, l'immagine è decentrata perché ho dovuto usare lo zoom. Però questo è un genio. Questo è un Pokémon. Questo, non lo so, mi fido della sua opinione. Questo è un uomo che odia le verdure e ama gli sprechi. Però è un genio. Come, la statuina durerà pochi giorni? Sì, durerà un paio di giorni al massimo e poi tutto da buttare. Però ha il suo fascino, questo mi piace, lo stile artistico dell'individuo. L'uso giusto. Questo è durante la quarantena, quando la gente non sapeva cosa boia fare, siamo onesti. Eh beh, questo è un nuovo modo di andare in crociera. Qualcuno si è sbagliato o ha capito male la richiesta? Forse la nave la volevano in acqua? No, 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 non hai capito. Dica. Vuoi fare una crociera? Sì. Non hai abbastanza soldi? O soffri il mal di mare? Appunto. Te la fai direttamente su... Sì, tu guardi qua, c'è la piscinetta, vedi? Così fai. Ma geniale! Ma è vera? Credo che sia vera, in sì, effetti. Sì, perché là dietro c'è il parcheggio. Oh, porco è genialissima sta cosa. C'è le piscine, l'acqua, così fingi di essere in mare, però sono più... Ammetto, è geniale. Oh, e in caso Dio facesse un nuovo diluvio universale, sei già a posto. Salgono posto. Le acque e tu sei a bordo della nave. Fatta. Questa è gente che è avanti, Altro che i Maya, al 2012 finisce il mondo. Ma dai. Oh! Questa è tanta patata. Questa è tanta patata, Veramente un sacco di patata. Ma sono grosse, ma che grosse sono? Sì, sono gigantesche queste patate. Ci fai di quelle patatine fritte? Perché c'è una donna in mezzo alle patate? Vabbè, non l'ho capita questa, andiamo avanti che è meglio. Lon, perché non torni più su Ark? Perché sono impegnato a costruire un Pollosaurus Rex. O forse un Indominus Pollus, non lo so nemmeno io, onestamente. Dio. Perché ho la vaghissima impressione che questo sia un pollo vero. No, 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 è una stampante 3D o altro. Ma è bellissimo. Ammetto, ha un'aria molto meno minacciosa. Ha comunque le braccine corte. Sì, sì. In ogni caso. Però immagino. O le alette corte in questo caso. Sai che mangiate che ti facevi all'epoca? Sì. Cioè, se riuscivi a uccidere sta bestia. E se non ti mangiava prima lui, Sì. Però. Che, è che se mangiavi il col cosciotto di tiranne di Pollosaurus Rex, ci mangiavano in 26 qua, Ecco, queste sono cose che succedono solamente su internet e nei paesi agricoli con gente che si annoiava durante la pandemia. No, è un'ottima pubblicità. Questo è un campo di zucche, fai la pubblicità così, no? Ehi, bella, hai un gran paio di zucche, in vero senso della parola. E non ti puoi offendere perché sono vere. No, questi sono geniali. Questi hanno fatto il cartellone dell'azienda agricola. No, dai, questo è genialissimo. A parte che la zucca ti dura una vita, in teoria. Sì, sì, ci vuole. Quindi non ci sono problemi da quel punto di vista. Ecco, in questo caso la zucca te la sei giocata probabilmente. Cioè, perché nei luoghi pubblici devi umiliarti? Non lo so, ma succede spesso. Ok, che tecnicamente anch'io mi umilio a livello pubblico con tutte le boiate che dico ogni giorno. Però voglio dire, almeno sono pagato per farlo. Siamo onesti. No, non mi pagano, sono io che pago Google. Ti prego, lasciami pubblicare i video. Assistente, non faccia domande. Quando sei così povero che non puoi permetterti il pollo, ti compri lo spam che...
è tipo carne presso fusa tutta assieme, non si sa neanche che animali ci siano dentro, okay. Non si sa neanche se siano animali, okay. Probabilmente. E ti fai il polletto, hai un minimo di abilità col coltello. È il tacchino del ringraziamento. Sì, quando sei così triste, povero, solo e via dicendo. Peraltro i polli non approvano, per inciso, Sono quelli di No. Pordenone. Gli animali non gradiscono. Pordenone? Perché Pordenone? Non gli hanno esploso. Ah, sì, è vero. Dalle parti dove abitavo io, in Friuli, durante un'esercitazione, hanno sparato con un carro armato su un capannone pieno zeppo di polli. E questa è la reazione dei polli. No, questa è la reazione dei pinguini. Questa è la reazione dei polli, ma ovvio dettagli. Questa invece è la futura auto dell'assistente, che adora il colore rosa, vero assistente? Popo una cifra, mi sta guardando tipo di sgattare in un occhio. Qualcuno si è fatto la macchina di Hello Kitty. Cioè no, assistente, guardi la Hello Kittaggine di questa macchina. E deve essere in Gran Bretagna, molto probabilmente. Sto cercando un'arma. No, assistente, metta giù gli oggetti, non faccia casino sul tavolo, che sennò gli iscritti si sentono cron 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 sulle orecchie, poverini. Questo per la sua auto assolutamente in futuro, Quando ti si rompe il gomblotto. Quando ti si rompe il pomello del cambio e te ci metti, cos'è? Sembra le cose delle porte. Oh sì, quello dei profumi. Quello dei profumi, il tappo dei profumi effettivamente. Ma c'è di peggio. C'è di peggio. Questo è un genio. Siamo onesti, questo è un genio. Non facciamoci domande, che avanti, è meglio. Ma lasciamo stare. Taran, 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 taran. Cioè mi piace che loro due sono seduti sul divano a fare la foto al gattino. Se ti sbrissi al gatto Ma è bello che stanno facendo la foto. Però lui è un po' preoccupato. No, io sono più preoccupato per il televisore che per il gatto. È successo anche a me un incidente del genere. Assistente, lei la pizza la vuole coi broccoli o vuole i broccoli con la pizza? Che schifo, No, ammetto, non sono un fan della verdura sulle pizze, onestamente. Ma poi è precotta questa, si vede, sono quelle da comprare. Sì, che ci hanno buttato su, non lo so nemmeno io. Ma... Vabbè, così mangi tante verdure. Mangi pop è sempre meglio di quella con l'ananas, lasciamo stare che è meglio. Cioè, ti fai una scagazzata dopo che metà basta, andiamo avanti che è meglio. Io capisco tutto, non dico di no, che magari le salsine sono gratis, quindi meglio abbondare. Però... per quanto ti possa piacere il ketchup sulle ti dico. Queste non sono patatine col ketchup, questo è ketchup con le patatine. E allora ti dico, quei cosetti del McDonald's sono minuscoli, ci mangi tre patatine. Ne vogliono tre o quattro, però da qui a riempirsi un bicchiere poi. Tocca essere bastardi, in effetti. E del McDonald's, non sapevo ci sono il coso di dispenser di salse. Non siamo in quel mondo. Ah, non siamo in quella parte di siamo in una parte di mondo strana. Provo a zoomare indietro, così vedete meglio. Ma forse è meglio non vedere. Ciao, Tache. Tache è uno degli assistenti dell'assistente che l'assiste nell'assistenza. Ma vabbè, dettagli. È un inception di assistente. Ma lasciamo... Questo è un genio. Questo è un genio, Quante ne ha messe? Sì, ma questi sono 826 kg di latine. Come si chiamano? Latine, sì. No, un secondo l'italiano mi è venuto. Sono latine. È geniale. Non sono latine? Sì, lo so, è mezzanotte e mezza, assistente, io dovrei essere a dormire. Mi piace che c'ha le lattine di birra, ma non c'ha il calice di birra, c'ha il boccale direttamente, quello da un litro. Io ve l'avevo detto che era la parte strana di internet, gente, No, è solo Facebook. Cos'hai in bocca? Patate? Wurstel? Sì. E gialli? Ma la foto è brutta. Che il tipo è bello, guardi, La foto è brutta. Maroni, andiamo avanti che me... No, stiamo peggiorando. Ma è bellissima sta cosa qui. Non hai parcheggio, ci pensi me. No, ma hanno messo la gruccia lì, come cavolo si chiama, l'appendino. È finta. Con un'auto. È fintissima sta macchina. Probabilmente l'auto è finta e vuota, ma è geniale sta cosa. Cioè, non capisco il motivo di spendere denaro per... Arte moderna. Ah, scusi, non capisco l'arte moderna. Arte moderna, cioè anche se zoom indietro, no, non mi zoom indietro, sì, adesso dici, da troppo, ok. Non c'avevo niente da fare con Photoshop, quindi mi sono sbizzarrito. Questo lo voglio, non me ne frega niente, non giudichi. No, io questo lo voglio. Il problema è che il panino ti si scalda un pochettino. Ma tranquillo, io c'ho anche... Vuoi che faccio un altro inception? Una cosa? Mi hai dato uno sgattarrone in faccia. Porca voglia, mi sono si sente? No, aspetta. Dica. Ho un regalo di compleanno per il secondo amministratore. Per Alper.
Ah, uno dei suoi un altro assistente dell'assistente. Sì, il mio amministratore. Ne ha tanti, non fa una ciola tutto il giorno. Non faccio niente, io colleziono i l'assistono nel non fare una ciola. Te lo regala attacco questo. Ok, ammetto, è geniale. Però c'è chi si è superato. Per i gamer che non devono chiedere mai. Che non devono cagare mai. Col rotolone quelli pesanti, questo è uno che ci passa parecchie ore sul gabinetto. Questo qui è in stoffa. Non è in stoffa. Si stoffa se ti si macchia. Hai capito quello che sto dicendo? Andiamo avanti, che è meglio. Che potevano mettere. Sì, ho toccato il tavolo. Non si tocca il tavolo. Ho toccato il tavolo. Scusate, non rida che devo bere. Non rida che devo bere. Respiri, respiri che è meglio. Ringrazi il cielo che gli uomini primitivi hanno scoperto la ruota. Se no saremmo a questo punto. Tu tanto dici cielo. Ci siamo messi così male. Sì, 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 sì. Ammettiamo, la locomozione sarebbe un attimino più ho complicata. Ho scoperto il quadrato. Sì. Mi piace che qualcuno ha realizzato tutto. Complimentoni. Quindi questo è un rospo che sta mettendo la brace per fare il barbecue. Sì. Quindi fare moschetto. Giusto. Le che la mosca alla brace vuoi mettere. È tutta un'altra cosa. Ha capito che mangiarle crude, che schifo. Guarda che carino che è. Chi è che si è messo? Il bello che ne hanno realizzato tutto. È bellissimo. E Rospo ha partecipato, gli hanno promesso le mosche, vi dicendo. Solo perché sei un lama e sgattarri in faccia alle persone, non vuol dire che tu non debba essere anche stiloso e alla moda. Sono bellissime. Poi hanno la faccia come dire, ma che guardi, non mi giudicare. Sono in posa, guarda che belli. Che ti sono lama molto hipster, effettivamente. Porco cane, cioè, dal fatto che ci sono le nubi a questa altitudine ti dice quanto siamo in alto. Sarà tipo 5000 metri qua. Dice quanto freddo c'è. Porco cane. Oh, Gesù santo. Ho fissato l'immagine per 10 secondi per tentare di capire e poi ho capito. È bellissimo. È una cagata gigantesca. Mio cugino si è fatto simbolo dei Ghostbusters. Sì, ma tuo cugino ha problemi. Per pochi intenditori. Amazon Prime. Beh, giusto, Se qua riesci a vedere direttamente il programma televisivo. Sì, sì, sì. E via dicendo. Che poi, voglio dire, fra Netflix e Amazon Prime ormai sono solo boiate. Si divertono a comprare tutti gli show televisivi, quelli, o quelli cancellati, o i film, quelli tipo della Dingo Picture e compagnia bella. Li ho trovati tutti. Quelli di Sharknado. Dici, ma comprami un film bello. No, ti compro un film brutto, porca di quella iper. Allora, io capisco che uno possa non aver voglia di lavorare. Ah, l'hanno messo al fresco. L'ho capito adesso. Posso essere sincero? Dica. Perché no? Perché no? Così, questo è il luogo perfetto per l'assistente. Che alzi la mano, prendi la Coca-Cola e sei a posto. Sì. Io ci metto, io poi faccio scherzone e ci metto la come si chiama quella che non le piace? Quella blu. Non mi ricordo come si chiama, io non bevo le bibite. La Pepsi mi è tornata. La Pepsi mi è tornata in mente. Dov'è? Io questa non l'ho capita. Ok, te la spiego io. Me la spieghi lei, assistente? Hai presente quando hai la famiglia a casa, sì, tutti, sì. Ah, io voglio così così. E consi tutta la pasta e tutto uno, col sugo, sì, direttamente. Dici, ma, non la ma io la volevo in bianco. In bianco. Ok, ok. Ecco, la metti in lavatrice, gli fai fare un giro, va via tutto il pomodoro, la riscaldi anche. È vero, voilà. è vero. Poi metti la morbidente, così anche più morbida. Sì, poi è più morbida. Sì, va giù meglio, è la sì, pasta. E così puoi metterci il burro adesso. Giusto, giusto. Lui... Vabbè, bisogna tenere le mani sul volante. Le mani sul Le norme le ho rispettate. Io questi non li voglio più perché l'ultima volta che ne ho avuto uno per le mani era la quarta elementare. Non ne ho mai avuto uno. Dico al mio compagno, me lo presti che voglio provarci anch'io. Mi si è sparato sul soffitto. È caduto una settimana dopo. Mi hanno anche sospeso per un giorno. È stato un incidente, porca di quelli per porche. Perché no. È venuto giù? Cioè, c'è il ma il bello è che vuoi ridere quando è precipitato. Nel bel mezzo di una lezione, il giorno in cui io ero stato sospeso, perché mi hanno sospeso una settimana dopo. Ah, l'unico okay. Giorno che io non c'ero, stumf di colpo è ritornato a terra. Non voglio sapere. No. Allora, io non mangio carne. Quindi non posso giudicare. Ma onestamente, il wurstel con la Nutella e gli sprinkle sopra. Ti posso dare la risposta definitiva? Sì. Clicca quella fotina lì. Questa fotina qua. Questa è Ok, ok. Vedo che anche Ramsay non approva, in effetti. Allora, in realtà loro sono realmente. Questa è una foto reale di un coso dei Lego. Solo . Che noi abbiamo questo coso del cumblotto in noi testa. Noi la vediamo tutto tonti, tutto tonto, sì, tutto sì, fatto per bene. Per colpa dei vaccini. Sì, 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 sì. Però vaccini. In realtà sono fatti così. Ah, ecco, in effetti, se non avete mai provato sotto un piede. Non sapete. Che poi io sono uno che cammina sempre sono scalzista a casa. Fuori no, perché mi piace avere il piede pulito e evitare che la gente mi giudichi male. E non prendermi l'ebola sui piedi. Quindi, se io compro i Lego, li posso spargere per terra. No, lei per allora mi sarò già trasferito.
trasferito da un'altra parte. Assistente, lo vuole un litro di siamese? Sì, grazie, volentieri. Guardi, è l'annata migliore, è un 3 anni fa, ha un sapore rotondo, un po' di pelo mediterraneo. Che carino che è. Questo gatto ha detto io fugo, io me ne vado che carino, è meglio. Ma che carino che questo è. Questo è geniale. Bellissimo. Il gatto non approva però, È carino. Io capisco tutto che non puoi avere il macchinone, ma da lì a mettere il Beetle, come cavolo si chiama, della Volkswagen... Non è il nuovo maggiorino che fecero, cos'era, 15 anni fa, cos'era, che andavano di però moda. Però è tutto in tema, tutto verde, schifo. La mia domanda è, come boia sali in macchina? Ci sono le scalette. Sì, le scale, ma può essere. Ma questo c'è... Questo si capotta ma proprio tantissimo. Però metti andare in giro per il quartiere con un'auto del genere. Guardi tutti dall'alto verso il basso. Vedete, poco ma sicuro. Solo guardando questa immagine posso affermare che questo è un piatto sicuramente realizzato da un americano. Che hanno la passione per le robe in gelatina. E questa è una versione anche semplice, quelle anche di quelle tranquille. Ma ho visto intere gelatine di pasta asciutta. Cioè, tipo ti fanno la pasta fredda in gelatinata e tutto. Gli americani non dovrebbero neanche toccarlo il cibo, onestamente. Sì, per favore. Andiamo avanti che è meglio. Questo è quello che succede quando il ospiti Hulk. O mando in bagno l'assistente. Ma non è vero. Mi esce il Slimer dei Ghostbuster direttamente dal gabinetto. Cos'è? O sono quelle le bombe quelle da vasca da bagno? No, ma è uscito anche da qua. Cos'è? Devono aver combinato qualcosa. Sì. Che chiama veramente i Ghostbuster? Ma che schifo. E chi chiamerai? Io ho capito avere tanta cera nelle orecchie. Ma da anche accenderla, io non le accendo mai, santo cielo. La cavo fuori e poi ci fai la candela. Qui è dato qualcosa storto, mi sì, sa. No, che sì, la mente di chi ha ideato una foto del genere, ma per dettagli. Scusa, tutti buoni a fare i fighettoni in giro col cane o il gatto alla moda, il chihuahua e via dicendo. Quando sei un contadino bello topoloso, peraltro, che te lo vedi che è un ometto sexy. Ma proprio tantissimo. Altro che il Ferrarina, via dicendo. Questo è il furgone che mi ha regalato mio nonno, classe 1926, che va a pedali ormai e gallina al guinzaglio. Questa è la moda del futuro, assistente. Non hai un campo? Barbone. Vai avanti. Oh, quando ti sale l'amore durante il Covid, ma non potete avere i contatti, e quindi gli dai l'anello con la mascherina. Vede, è un gomblotto, ma c'è un po' di amore anche nei gomblotti. Io per fortuna che non ho un'auto, perché ammetto, quando ero bambino, giovine, mi davano 5-10 euro per lavare dentro e fuori l'auto. Cioè tu lavoravi 1000 ore e ti pagavano una ciolla di niente i parenti, anzi ci guadagnavano loro i bastardi. Ma perché devi pulirla quando ci puoi disegnare? Mi piace che il disegno è bellissimo, peraltro, complimentoni. Ci puoi fare un personaggio. Quasi dici non lavo più l'auto perché mi piace tanto. Poi fai un incidente magari e non vedi nulla. Però c'è il carro armato e il cane armato, chiaramente. Questo è il cane che pattuglia la zona, questo non ti morde, questo ti spara direttamente. Che poi dici, mi si rovina i denti, magari c'è la carne che sì, mi fa schifo. Sì, sì, sì. E poi anche la distanza di sicurezza anche per gli animali. Ti sparo dalla distanza, come fai il cane a mordere con la mascherina? È complicato anche per loro. Qui ho una domanda, è nata prima l'auto o la staccionata in questo caso? Io ho la vaga impressione che questi dovevano costruire la staccionata. Qualcuno ci ha lasciato l'auto parcheggiata e loro ci hanno fatto la staccionata attorno. Ma sei uno spreco di legno però. Probabilmente non ti pagano abbastanza. Mi domando quando tornerà il proprietario a recuperare l'auto. Come cazzo spiego? No, non la recuperi. Non la recuperi ma neanche. Ma la domanda è, non è che forse quello che sta facendo una foto è il proprietario? Ah, non lo so. Qualcosa è andato storto in un modo o nell'altro. No, mi viene un po' da ridere, voglio essere onesto. Oh. Ma ammettiamolo, ogni tanto i topi e via dicendo ti danno fastidio per mesi. A me hanno mangiato i cavi della lavatrice a casa dei miei. Piccolo bastardello. Ammetto, noi l'abbiamo liberato dopo. Però, se lo catturi ti rompe le balle, un minimo di trofeo lo vuoi. C'è stata una volta invece che il topo ha avuto la bella idea di mangiare il cavo della corrente, solo che deve aver morso io entrambi, o che ne so, quindi ha scoperto la 220. Ah, ma è l'ultima cosa che ha scoperto. Ma povero. Questa è una nonna felice, per lo sport, non per fatto che adesso ha le maniglie sulle tette. Ma io mi domando, ma quando mettete le robe sui veicoli, sì, ma appunto. Ci pensate? Secondo me questa è calcolata proprio per... Ehi nonna, vieni qua che ti apro in due. Andiamo avanti. Non dovrei ridere, ma... assistente.
le faccio vedere la correzione. Dai, col solito è andato malissimo. Che carogne che sono. Devo andare a recuperare il polmone. Buona gente, io direi che per questo episodio di cose strane su internet ci possiamo fermare qua. Mi è sparita la voce. È soltanto Facebook, se mi si male. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Di cosa? Non lo so. Nella vita del mondo, dei gomblotti, delle mascherine, della gente photoshoppata. Lasciate un bel mi piace se anche voi credete nel gomblotto. E noi ci vedremo alla prossima epidemia. No, speriamo di no. Poi.